Un luogo che viene consegnato al territorio, ai giovani, agli sportivi che lo difenderanno come lo difenderemo noi, ancora una volta quindi un presidio anche di sicurezza e di legalità, fatto insieme a Ecopneus, quindi c'è un messaggio ambientale molto forte. Qui c'è il riciclo di materiale che in genere è stato l'alimentazione del fuoco della terra dei fuochi, cioè pneumatici che non vengono più dati alle fiamme producendo diossina, che quindi non sono più nemmeno un rifiuto fine a se stesso, ma diventano un rifiuto da riciclare in un campo sportivo così bello. Quindi c'è un messaggio ambientale, c'è un messaggio di legalità, c'è un messaggio economico, c'è un messaggio sportivo, e io sono felice per questo territorio perché so quanto lo aspettava e esprimo gratitudine a tutti quelli che hanno fatto sì che questo potesse accadere, perché vi assicuro non è stato né facile né scontato, c'è una conquista dietro a questo campo e la prossima conquista sarà, come sono certo che accadrà, di farlo vivere H24 anche la sera per questo territorio, e devo dire per anche altri che vorranno venire da altri territori, perché la nostra è una città dove bisogna far circolare anche gli sportivi. 77 tonnellate di gomma riciclata si sono trasformate in questo campo da calcio in erba sintetica. In via Ugo Pratt, a Scampia, il risultato più visibile dell'operazione contro l'abbandono dei pneumatici nella terra dei fuochi, grazie al protocollo siglato nel 2013 da Ministero dell'Ambiente, Prefetture, Comune di Napoli e Caserta ed Ecopneus. In totale sono già state tolte dalle strade di 41 comuni oltre 16.500 tonnellate di pneumatici fuori uso, e l'inaugurazione di questo campo di calcio rappresenta la chiusura ideale del ciclo di recupero, passando dal potenziale disastro ambientale degli incendi per i roghi di rifiuti a materiale prezioso, sicuro e dalle prestazioni eccezionali se correttamente riciclato, come accade nelle aree gioco, negli spazi di aggregazione e nei campi sportivi come questo, che adotta una tecnologia che assicura i massimi standard internazionali. Lo stadio è stato intitolato significativamente ad Antonio Landieri, vittima innocente della camorra. Contro la camorra c'è da fare tantissimo. Questa città però è schierata con la maggioranza assoluta del suo popolo, con le istituzioni, io per primo, a fare in modo che la memoria di vittime innocenti non venga cancellata. E oggi questo stadio così bello, che ha un messaggio fortissimo perché nasce col riciclo degli pneumatici, porterà il nome di Antonio Landieri, nel 2004 vittima innocente di una faida di camorra. Oggi qui c'è vita, c'è legalità, c'è entusiasmo, c'è passione, c'è un messaggio ambientale forte, quindi Napoli in prima linea contro la camorra e contro ogni forma di violenza.